Quindicesima giornata di campionato, Cassino la Dispoli. Tentativo di Ricamato di girare la palla. C'è un fallo su un giocatore del Cassino, protestano quelli della Dispoli. Quindi punizione a favore del Cassino. No, addirittura rigore per il Cassino, rigore quando siamo giunti al terzo minuto del primo tempo sulla palla Marcheggiani, specialista. Vediamo che i giocatori della Dispoli stanno protestando verso l'arbitro, c'è stato appunto quell'aggancio da dietro al giocatore del Cassino e non ha avuto esitazione il signor Rinaldo ad assegnare, quindi possibilità per il Cassino di portarsi in vantaggio quando siamo giunti a 3 minuti circa dall'inizio della gara. Salvato, Alessio Salvato, classe 2001, contro Marcheggiani, specialista rigorista del Cassino. Fischia in questo istante Marcheggiani e gol, vantaggio del Cassino ad opera di Francesco Marcheggiani. Porta in vantaggio il Cassino Francesco Marcheggiani. Ed ecco l'occasione per Ricamato, riesce a passare la palla a Darbor. E adesso secondo rigore a favore del Cassino, un clamoroso fallo di mano. Intercetta sul cross di Darbor, se non andiamo errati. Arbitro deve assegnare il secondo rigore a favore del Cassino. Sempre Marcheggiani sulla palla. Quindi quando siamo giunti al 29esimo del primo tempo, possibilità del Cassino di portarsi, raddoppiare il punteggio. Fischia in questo istante l'incorsa e poi cucchiaio di Marcheggiani che inganna il portiere Salvato e segna la sua seconda rete. Attacco della Dispoli e parata di Palumbo. No, ho preferito crossare cercando la testa di qualche compagno. Tentativo di conclusione da parte di un giocatore della Dispoli. Il Cassino avrà l'opportunità di, ecco, come in questo caso, di sfruttare il contropiede. Buona la possibilità per Prisco, perde l'attimo Prisco, cross al centro, sbuccia la palla di testa Ricamato, palla che va in fallo di fondo. A fondo della Dispoli, il cross al centro ed è bravo a farsi trovare pronto Palumbo che intercetta, è un cross. Buon il suggerimento di Darbor per Tomassi. Marcheggiani, possibilità di affondare. Vediamo che il mister Urbano sta facendo entrare il col numero 16, Cendra, altro giovane, possibilità per il Cassino, per poco non segna di testa Prisco. Calcio d'angolo a favore del Cassino. Non trattiene la palla Prisco e segna Prisco, Umberto Prisco. Porta
Cassino, Umberto Prisco. Tiro da lunga distanza, il giocatore della Dispoli cercando di sorprendere il portiere. Fischia alla fine della gara il signor Rinaldo Di Bassano del Grappa. Quindi risultato ottenuto, cercato e voluto. Bravo Urbano, bravo, bravi ragazzi. Oggi hanno vinto con convinzione, non è stata una partita esaltante, però insomma una vittoria voluta. Quindi il risultato finale 3-0. Vi ricordiamo che le reti sono state messe a segno nel primo tempo da Marcheggian al quinto minuto su rigore, poi si è ripetuto sempre su rigore al trentesimo. Ha portato a 3 le reti del Cassino Umberto Prisco al 39esimo del secondo tempo. Una gara che non è stata granché piacevole. Pietro Bosco, allenatore della Dispoli, un risultato tutto sommato alla fine ineccepibile, insomma, il Cassino ha meritato. Sì, ha meritato, nel senso che dobbiamo un attimo analizzare la partita. Ha meritato. E dopo 4 minuti di Tirovi un rigore che il primo non, indubbiamente no, indubbiamente non c'era, ma io non mi voglio lamentare, perché come non sono, io sono molto obiettivo, però su 16 partiti 14 rigori contro, già questo è il 14esimo rigore, non è facile. Poi una neopromossa come noi, ti dico che su 14 rigori 10 molto dubbi. molto dubbi come questo. Poi è normale, una squadra molto giovane, non è facile dopo 4 minuti trovarsi subito 1-0. Poi c'è stato il secondo rigore, però i ragazzi hanno continuato a giocare, qualche occasione c'è stata al primo tempo con Cardella che è andato bene su un'azione che è uscito bene dalla difesa, è stato bravo il portiere. Vabbè, apparato, l'obiettivo però, per il Dispoli, mister? Sì, l'obiettivo no, ma quello lo sapevamo che è un obiettivo di salvezza. Però certo non è facile, perché poi da queste sconfitte per giocatori che non hanno tanta esperienza, e devi riuscire comunque a entrare dentro la testa loro, ci devono credere fino alla fine, perché poi non mi sono neanche dispiaciuti, hanno provato a giocare. Certo. Però certo poi viene un risultato sul 3-0. Un'ultima domanda, mister, che le è sembrato questo Cassino? Non questo di oggi, il campionato sicuramente lei aveva visto. No, ma il Cassino, io come qualche prestazione. Il Cassino, da come comunque si parlava all'inizio campionato, ambiva per le prime posizioni, comunque ha giocatori importanti, mo ha preso anche esso Di Filippo, che comunque sono bravi, cioè Marcheggiani, Prisco, in due. Stavano a 18 gol e adesso stanno a 20, quindi non è male. Però certo, se devo analizzare la partita di oggi, cioè, a parte quei due rigori, il primo tempo non ho visto grossi tiri in porta. Il secondo tempo è normale che poi sulla gestione del 2-0 è stata gestita bene, non è facile poi per noi trovare spazi. E si sono coperti bene, è normale che sul 2-0 gestisci un attimo la partita, provi un attimo a ripartire, e poi c'è stato il 3-0, è normale che ormai la partita era chiusa, però i ragazzi hanno provato comunque a giocare e sono contento. Però certo c'è sempre da lavorare, ma non sono queste, penso che poi alla fine le partite che noi sapevamo che venivamo qua, cercavamo un risultato positivo, non dico la vittoria, però un risultato positivo. Purtroppo anche un punto smuove la classifica e fa bene. E adesso può darsi che è un periodo che va così. Tornerete sul mercato? Ma guarda, già comunque sono venuti due ragazzi, ma adesso vediamo un attimo con la società. Dovrebbe comunque arrivare un altro difensore.
cercheremo in tutti i modi di raggiungere questa salvezza, perché penso che poi se la meritano, perché da come si stanno comportando e devo fare solo quei complimenti. Qui Complimenti a Cassino abbiamo Cassino. visto di peggio. Io la ringrazio perché questo allora, fa sempre facciamo gli piacere. auguri di buon Natale Grazie, e anche per a il suo lei. campionato. Va bene, Speriamo di grazie. rivederci l'anno prossimo qua. Ma dai. Sicuramente girano di ritorno, ma anche l'anno prossimo. Questo è l'augurio e l'auspicio. Grazie, grazie, un bocca al lupo a tutti e buon Natale. Salve. Arrivederci. Mister Urbano, mi sono soddisfatto. Tre punti che erano importanti perché insomma siamo alla terza partita con 7 punti nel carniere. Era importante dare continuità al lavoro che stiamo facendo. Abbiamo affrontato una squadra anche abbastanza ostica perché l'avevamo studiata in settimana, soprattutto fuori casa è stata capace di fare risultati importanti. Abbiamo avuto la possibilità di andare subito in vantaggio dopo 5 minuti. Appena fatto il primo gol, però ci siamo abbassati un po'. Abbiamo allentato, secondo me, l'aspetto mentale, cosa che non dobbiamo fare. Poi siamo riusciti a fare anche il 2-0. Poi il secondo tempo credo che abbiamo gestito molto bene la gara. Certo, certo. Potevamo anche sfruttare qualche situazione in più. Però alla fine sono contento del risultato, sono contento della consapevolezza che i ragazzi stanno acquisendo, soprattutto questo sistema di gioco nuovo, che secondo me, secondo i ragazzi, perché poi bisogna sempre coinvolgerli quando c'è da fare delle scelte e delle valutazioni anche a livello tattico, in questo momento è il sistema di gioco che ci dà più equilibrio. La prestazione dei nuovi, parte Mattere che già conoscevi, insomma. Matera ha fatto bene, secondo me, a livello di personalità, chiaramente non è stato fermo, non ha i 90 Gli minuti, mancano 90 minuti. 90 minuti nelle gambe, poi oggi il campo era un po' pesante, quindi all'intervallo mi ha detto che era un po' stanco, aveva un po' le gambe affaticate. De Filippo per me ha fatto un'ottima partita, un giocatore di sostanza, molto attento, Ha dato sicurezza al molto reparto anche. concentrato, molto concentrato. Riesce insieme a Nocerino e a Camara, secondo me, sono un'ottima cerniera difensiva e speriamo per il proseguo, per il futuro, che siano tutte cose positive che ci permettano ancora di crescere.